preso il via venerdì scorso la 13ª edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea curata da Luca Panaro e Marcello Sparaventi. L'appuntamento è iniziato con la presentazione della raccolta di lavori realizzati dai partecipanti del corso di Centrale Fotografia con gli interventi degli autori alla sala di rappresentanza della Fondazione Carifano. In un secondo momento sono state inaugurate le due esposizioni dal titolo Prova di trasmissioni al Caffè Centrale e nella vicina edicola. Dalle vie del centro storico l'evento si è spostato nello splendido scenario della Rocca Malatestiana con l'esposizione delle molteplici opere allestite alla presenza degli artisti e curatori e con la partecipazione quest'anno dell'ISIA di Urbino con il progetto Fotografia, Identità e Territorio. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. C'è stata tanta partecipazione quest'anno alla 13ª edizione di Centrale Festival, in modo particolare alla mostra del nostro ospite d'onore Fabio Sandri. I suoi dispositivi nella sala superiore della Rocca sono stati partecipati, il nostro pubblico si è lasciato andare all'interazione con le macchine fotografiche che l'artista ha messo a disposizione, favorendo degli autoscatti, favorendo il sostegno di queste lunghe travi che l'artista ha realizzato appositamente per quello spazio espositivo. Anche le conversazioni, anche i talk che abbiamo realizzato nello spazio della Rocca Malatestiana sono state ben gradite, abbiamo incontrato tantissimi artisti, tutti gli autori esposti all'interno delle manifestazioni e con loro abbiamo dialogato in relazione al proprio lavoro, ma anche con una prospettiva più ampia su che cos'è la fotografia, che cos'è l'arte contemporanea e quali sono le nuove direzioni per il futuro. Una bella risposta della città, sono venuti anche diverso pubblico un po' da tutta Italia e devo dire che hanno avuto molto successo le dirette streaming sulla pagina di Centrale Fotografia, quindi dobbiamo ringraziare il nostro regista Raffaele Cavalli che ha permesso una diffusione nazionale di questo evento. Tra l'altro, oltre alla Rocca, hanno avuto un bel riscontro anche le mostre che abbiamo al Caffè Centrale e a Centrale Edicola. Sono le mostre che sono il frutto dei nostri progetti didattici che a breve ripeteremo e metteremo a disposizione della città. Centrale Festival proseguirà con mostre guidate fino al 26 giugno alla Rocca Malatestiana ad ingresso gratuito. La visita alle mostre permette di dare uno sguardo a tutte le strutture della Rocca. Abbiamo le mostre al piano terra nelle celle e le mostre al piano superiore espositivo della Rocca Malatestiana. Invece per quanto riguarda le mostre al Caffè Centrale sono possibili durante l'apertura del caffè, mentre invece Centrale Edicola, il retro dell'edicola di Piazza Lamiani, è visibile ogni ora del giorno.